Noi abbiamo previsto un evento in quattro comuni, un evento che Quali comuni? sono i comuni di Manoppello, Letto Manoppello, Serra Monacesca e Turri Valignani. In questi comuni prevediamo un po' il complesso generale di quello che può essere un disastro, quindi il disastro sismico, il disastro idrogeologico, il disastro di dispersione, il disastro antincendio, il disastro di evacuazione per esondazione dei fiumi. In piccolo faremo delle prove di tal genere. Sono degli specialisti che hanno già studiato l'intervento, l'abbiamo fatto in coordinamento con i comuni, con la provincia e con la prefettura, perché riteniamo che tale evento, benché a livello di volontariato, venga inserito nel contesto di quello che è la procedura tecnica per quanto riguarda i problemi delle emergenze di protezione civile. Noi vediamo che ci pare che queste cose ci sembrano molto lontane, molte volte non diamo importanza all'intervento della protezione civile. Noi riteniamo che la protezione civile sia una cosa da curare e da curare quotidianamente e da informare quotidianamente la popolazione, perché poi quando nel verificarsi di queste sciagure ci cascano addosso come un fulmine, ci trovano molte volte impreparati. Noi come associazione stiamo lavorando molto, a livello di Abruzzo noi abbiamo 1.300 volontari e siamo quasi l'asse portante della protezione civile regionale, siamo stati presenti all'Aquila con migliaia e migliaia di giornate, a Cavezzo rappresentando l'Abruzzo, gestendo il campo della regione Abruzzo. E poi la nostra presenza è capillare sui 200 gruppi abruzzesi che abbiamo in quasi tutti i comuni d'Abruzzo. Siamo vicini alle istituzioni. Molte volte il nostro lavoro è un lavoro un po' scuro, un po' in ombra. Quello del Presidente è quello di far conoscere la verità dei propri uomini, dei propri volontari che si mettono a disposizione delle proprie comunità.